Abbiamo una minis di Serra Manna. Un saluto da Luigi Falqui, come Riccardo Carta, pronti a raccontarvi questo Gialeto Calcio Pirri. È la sesta giornata di ritorno nel girone A di promozione, agli ordini del direttore di gara Luca Sanna dalla sezione di Sassari, con lui gli assistenti Andrea Porcu e Francesco Puzzo, rispettivamente dalle sezioni di Oristano e Cagliari. E al Bianuraminis, col pubblico comunque presente, nonostante tutto, nonostante il maltempo, è iniziata la sfida. Capito, si complica la vita. Là in mezzo Pertassi potrebbe calciare, lo fa! Palla alta sopra la traversa. Ora invece sono tornate le difficoltà che però ci possono stare per una squadra che con le sue possibilità, con i propri mezzi, sta affrontando la novità del campionato di promozione. Il lancio d'insieme perché è buono per Tassi, davanti a Grosso. Tassi la vuole piazzare, l'ha colpita malissimo e non trova il gol del vantaggio. Vitesse Bekov però centralmente, Caddeo la mette giù, si gira, arrivava anche Cavidu, Caddeo cerca dar ball, Bekov tocca, poi il tentativo di lui che ha calciato, che quasi non aveva neanche l'equilibrio. Bravo però a provarci, perché quello che serve anche al Pirri è trovare un po' di fiducia e calciare in porta da quella fiducia. Lai prova a cercare sulla fascia Perinozzi, posizione regolare, Perinozzi in area, calcia Perinozzi, Grosso ci ha messo i pugni, sarà calcio d'angolo, c'era Tassi però proprio lì. Cross migliore, di testa non ci arriva nessuno, al volo Pilas con l'esterno, il pallone gira, va a largo sul fondo. Ena, poi Caddeo, doppio rimpallo, vorrebbe il fallo di mano, visto da Sanna, calcio di rigore. L'assistente è già pronto nella sua posizione, passa fermo, immobile, sembra stia guardando il pallone. Corda ha già contato i passi. È arrivato ora il fischio. Corda centrale, spiazzato Boassa e avanti il Pirri. Proprio sul finale di primo tempo si chiude dunque 1-0 per adesso. Col gol di Corda ci troviamo tra poco per il secondo tempo. Per il Pirri arriva adesso il cross di testa Argelas e la palla non è entrata. Fallo su Magia, finito giù, fallo di Meloni. Adesso vi spiega Sanna, c'era già la disperazione della panchina della Gialeto, nei volti in campo dei giocatori della Gialeto, c'è anche la pozzanghera lì. Aspetta il fischio di Sanna che arriva adesso. Perinozzi sotto la traversa, ha pareggiato la Gialeto, nulla da fare per Grosso. Ristabilita la parità al Bianuraminis, 1-1. Caddeo, Cavedu, il tocco per Darbo che guarda subito a sinistra, la corsa di Caddeo, il pallone per lui in area, Cavedu e Mastromarino. Caddeo finta, ce l'ha sul destro, Caddeo calcia, non è benissimo Boassa e poi la mette in angolo, l'abbraccio tra i due, poi passa in mezzo a due, cade, non c'è stato fallo. Meloni rischia, Meloni, Cavoni calcia direttamente in porta, il pallone va sul fondo. Argiolas, occhio alla Argiolas che calcia, diventa un passaggio per Cavoni e sulla linea Perinozzi, è tutto buono e Perinozzi firma la doppietta che può regalare i tre punti che mancano a Gialeto dal 7 gennaio. Stavolta no, ma non c'è più tempo. Al Bianuraminis vince in rimonta la Gialeto 2-1 al gol su calcio di rigore di Corda, è arrivato la second nel primo tempo, risponde la doppietta di Perinozzi.